dopo 4 anni. Shin dall'inizio della serie. Dalla nascita di Kira nella puntata 1 si arriva alla morte. La 25esima puntata. Buon Natale. Un cazzo. Tra l'altro, sto scrivendo questo riassunto. Me sto a rende conto alle 6 di mattina. No! Ma una cosa non è mai cambiata. E cioè che lo faccio per voi. Le pubblicità! La 25esima puntata del libricino del Muori. Come in It Start si appropinqua! Coi rintocchi dell'orologio più grande del mondo. Non mi pare un inizio rassicurantissimo. Piccoli angeli un po' sparsi in giro. Uno piange. No, perché? Perché so come finisce la puntata. Ah, vetrate molto belle. Croci. Il cameraman si sente male. E suddenly Bloodborne. No, Londra. Vabbè, osserviamo un Watari immutabile nel tempo, come i buchi neri che rappresenta, e sbuca una capoccina. Chi sarà con gli stessi capelli per fatto riconoscere tipo Goku? È un piccolo L, un L minuscolo, che è appena arrivato in un orfanotrofio e gli ha detto meglio di altri. Campane, campanelle, sparse per tutta la puntata, ma forse non so le campane. Forse è il Big Ben, scusa. Body shaming verso gli orologi. Ma è un rimando alla puntata 10, dove disse appunto che era cresciuto in Inghilterra. Era vero, ma gli sta scorrendo tutta la vita davanti. Perché? Perché era un sogno. Riecco Watari, cazzo identico, il proto nerd con la postazioneria alla streaming agli inizi del 2000. Era lui il webmaster di Link Streaming. Non so, ricorda nessuno, me sa. Ma che ce fa con tutti sti schermi? Gioca a poker online? Flexa in faccia a Batman quanto la Batcaverna sia da fagiani? Anche. Ma soprattutto si accorge che Ryuzaki è inquieto. Che c'hai? Oh! Calino glicemico. Poi una zoelletta di zucchero. Bello de nonno. Come i cavelli. Una zoelletta immersa nel caramello. Spoiler! Watà. Me sa che me stanno a fregare. Ispezionando il quaderno, Elle nota che un pezzettino è stato strappato. Che detectivone! Quello usato da Rem per farsi vedere da Misa. E mi sa che ha fatto un po' la cazzata a non strappare la pagina. E dimmi un po', è vero che agli Shinigami non vi è il diabete? Ma qui è tutta una citazione alle prime puntate. Il messaggio fake di Kira. Gli Shinigami mangiano solo mele. No, il diabete e mele, tutte e due. Che culo. Perché gli Shinigami hanno gli organi interni atrofizzati, degenerati, sfragnati, smarmellati. Va vedere? Me sta currene. No, grazie. Tanto non mi serve. Non fare complimenti. E non gli serve manco magnà in generale. Ma allora, perché Ryuk è melivoro? Perché lui ha un problema. Sì, a digerirle le mele, non può. Dove vanno ste mele? Al cervello gli vanno. Vabbè, ma la cosa importante che notiamo degli Shinigami è che hanno gli organi atrofizzati. Ma che vuol dire? Che prima ce li avevano funzionanti questi organi interni? Non è scontata come cosa. Magari prima erano qualcos'altro. Light, blu, via qua a parlare con Shinigami. Mi sembri un po' troppo poco interessato. Aspetti di far tenebroso anni 90 dietro le scale. No, ma se non vuoi venire a parlare, perché stai sempre qua? T'ho liberato. Non ti porti in autostrada, è un messaggio sbagliatissimo. Goditi la giovinezza, con Misa. Non foraggiare le dicerie su quel meme morto. L'ho ucciso io. Che tutti fanno i fenomeni, lo scrivono nei commenti, ma lo sento dal 2006. Yagami Emagei. Dai! Le voci so problemi loro. Anche fossi gay, so cazzi miei. Non associate! Rimettiamo. E poi sto qua. Perché siamo amici. Mi piace sta con te. Ma allora ci sei uscito 3 volte con me, se già la trascuri pusci con l'amici. Dai! Perché fai così? Non me vai in giro? A fissate. Non ti sta bene? Quando spiano a te, Ti metti a disagio. Basta che me lo dici, che te fisso ancora di più. Il motivo per cui lei te sta qua non è spia le mosse delle, ma è perché se se ne andasse, Rem lo seguirebbe. Perché è lui il proprietario del quaderno. Quindi non se ne può andare. E non te lo dicono nell'anime. Anche se ci si poteva arrivare. Comunque, te lo dico io. Perché sta puttata è tutta introspettiva, strong proprio. Tutti i primi piani e silenzi. Silenzi e primi piani. Si chiama così la puntata. Ha senso. Il famoso silenzio ha senso. E primi piani di Misa, che sta giustiziando i criminali per conto di Kira. Con uno sguardo che farebbe cagare sotto pure uno Shinigami che mangia solo limoni. Questa ci potreste arrivare dopo. E vai.
degli outfit che hanno rincoglionito generazioni di ragazzine emo, goth, lolite, doomer, zoomer. Chiara Ferragni, tu come simbolo c'hai un occhio solo. Io ce ne ho due, per cuori. Bussa via che tu cieco. Sto sguardo non sta bene. State distruggendo questa ragazza. Completamente vuota. Incredibile. E canta! Te lo dico, frate. Io non guardo in faccia a nessuno, ma allo stesso tempo guardo in faccia a tutti, pure a te. Morte! Ma poi bambini, ripresa bene. Lei che scrive. Ah, oh, carina. Morte! Città. Nomi, morte, Shinigami e città. Il nuovo gioco da fare nelle ore del buco. Sul libricino. Scrivi i nomi dei tuoi compagnucci. Mentre li pensi, intensamente. Sta puntata è Fellaini. La dolce Kira. Tutte immagini, musiche, silenzi, morte, primi piani. Vabbè, la canzone di Misa era tutta sul Kami Planning. Il tipo, Dio mi insegna tutto. Vittima dei santoni. I criminali stanno a rischio pa. E la task force forse se ne accorge. Ma quindi Higuchi non era Kira. Papà, ti volevo tanto bene, ma ogni tanto dici ste cazzate. Che veramente. Dimmi che sono stato adottato. Dimmelo. Aveva il quaderno. Io ho confrontato, analizzato, sbragato alla puntata prima. C'hai ragione, lo sai, sono gli sceneggiatori. E no, cominci a pensare che sia tu a mettere in mezzo loro. Che stai a improvvisare. Non urlarmi addosso, ho paura. Sono vecchio, sono debilitato. Hai ragione, è colpa di Kira che ci ha fatto litigare. Pace, pace. Fatela ammazzare. Maledetto Kira. Come fai a rimanere serio quando dici ste cagate? È perché mi alleno. Carino quel panda. Lo sai che? Sì, lo so, ci so meglio. Perché è bianco con l'occhiaio. Perché siete in via d'estinzione. Veramente non più, sì. Ma devi aspettare fine puntata. Rem comincia a sentirsi come una che paga le tasse regolarmente senza fa impicci. Ma che? Me stanno a fregà? Brutto, eh? Perché può essere solo Misa la giustiziera. Ed elle prima o poi sospetterà di lei. Chiamate un po' Misa. Subito. E che cazzo? L'abbiamo liberata e tra ricominciano a stirare i criminali. Ma no, elle. Piuttosto tra da quando è morto Higuchi. Anche se è sospetto, eh? Però no, dai. Anche se... No, non è possibile. Però... Nah, si sospetta di Misa. No! Guarda, sospetterei del fatto che tu voglia che io sospetti. Eh? Matsuda, lascia perdere. Ma so troppo impegnato a mangiarmi i biscottini che mi somigliano. Cannibale! È il momento, e forse l'ul del filtro blu. Il tempo si ferma. Dai, corre cappone, che non è un pollo blasonato. Fine. Buona serata, giornata, arrivederci. Elle sospetta che si possa uccidere anche solo con un frammento. Se fosse così, questo potrebbe spiegare la puntata 8 e la puntata prima. Ma sta regola dei 13 giorni mi manda a trigliceridi tutta la situazione. Siccome sta puntata, come t'ho detto, è meta anime, sta botta è Matsuda, che sbotta a Light perché fa le domande stupide. Perché Light chiede: anche se prendessimo sto Kira, si può accusare uno solo perché scrive nomi? Light, lo vedi che pure te ogni tanto fa come tuo padre? Non sei stato adottato. Stacce. Certo che sì. Se gli fai scrivere un nome e quello muore, è una prova che quella è un'arma e che è stato lui o lei, non si sa mai. Vero, viva l'inclusività. A uccidere pure quelli di prima. Sai che forse c'hai ragione. Eh no. Davo che va così. Mo tocca a me, Light. Sta allarga. Chiamo Misa. Touta Matsuda. Fermo così. Non so se Misa te si ricorda, sei troppo poco importante. Se non fosse che è esattamente quello che volevo dicessi. Allora niente. Chiunque sia questo Kira, gli spetterà la pena di morte. O l'ergastolo. Mi giro un attimo. L'ergastolo, la morte, eh? Che peccato! Che tragedia! Che taglio! Parlare a So Ichiro perché Shinigami capisca. Rem ricapisce, e a questo punto pure noi, che il piano di Light non è mai stato quello di uccidere L personalmente, e nemmeno di farlo uccidere da Misa, ma da Rem. Ma come, volevi essere tu a ucciderlo? Facevi tutte quelle storie? Sti cazzi! Bra, sei meno entusiasta del solito. Lo farà Rem. Come gli aveva detto appunto nella puntata 14. Avevi detto, vabbè, colpa tua! Perché Misa è tanto carina. Decore. Pazza fragica. Ed ha puntato tutto su quello. Non è che ha mai letto un libro. Come ti permetti? È bravissima a colorare le immagini. Tante volte rimane anche dentro i bordi. E non gli serve legge. Ambulanza!
presagi. Ambulanza che tornano. Che stavo a dire? Legge. Non gli serve, ci penso io a lei. E pensaci adesso, che verrà beccata sicuramente. Nonostante la regola dei 13 giorni. E lei ne è stata imprigionata 50? Sì. Perché Rem sa che L è uno sveglio come Light. E Misa verrà messa in mezzo sicuramente prima o poi. Visto che stanno cercando chi ha il quaderno e chi ce l'ha, pensa già avanti, anche Rem è sveglia. Pensa a tutte le possibili soluzioni. Ma sei capito che te sta a fregare? Sciottalo! E infatti, Rem ci pensa a uccidere Light. Ma non lo fa. Se lo uccidesse, Misa la odierebbe e non la salverebbe. Questa è la cosa importante per lei. Non è un buco di trama il fatto che non ammazza Light, eh? È proprio Rem che è tanto brava. Quindi se le acchiappa Misa, ritaglie de gabbio. Stavolta per tutta la vita. Che aveva davanti? Quel poco che gli è rimasto dopo tu scambi dell'occhi. Insomma, Rem, come si fa? Ammazzando Elle. Ma se lo uccidessi schiopperei anch'io. E il pensiero corre a Gelus, perché allungherebbe ovviamente la durata vitale di Misa. Ma questo se gli danno la pena di morte. Se gli dessero l'ergastolo, non è che Rem può morire per un forse. Ok che intendono l'ergastolo come fine vita, però se uno ci pensa bene, l'importante è che se Elle morisse, Light e Misa potrebbero condurre una vita felice. Oh, che si preoccupa di questo? Cosa farà Rem? Regolette del muori. No! Regà, in sta puntata non ci stanno manco le regolette. Stiamo proprio nel cinema sperimentelle, vero? Via subito con la puntata. Primi piani, grilli, silenzi e pioggia. Filler, fieller. Tutta sta scena è filler. Ariusa! Che ce fai sotto il diluvio universelle? Ma come, non lo sai? Il Kami è nella pioggia. Natalie Portman! No, non è nella pioggia. Sto sotto la tettoia. Te pian corpo, sì! Te pian corpo! Ma perché mi preoccupo? Pesa persino meno di me! Una folata sta sopra l'antenna! Meno lavoro per me! Però no! Deve morire pure Remo, deve scrivere lei! Ora il Kami è nella pioggia! Lo sento benissimo. Ma voglio che si fracichi pure lui a sto punto. Ma magari gli abbia una polmonite. Finco uguale! Che fai sotto la pioggia? Sento le campane. Le campane. Sì. Ma quei pandini che te magni vengono da lì, The Splin. Le allucinazioni auditive sono frequenti. No, è poetico. Un presagio. Ah, sta roba tutta filler è per dar minutaggio a loro due soli. Gli ultimi momenti, diciamo, c'è sta. Guarda, per carità. Ma yaoi, guarda Light quanto è bello. Più bello di Ryuga Hideki, l'attore. Stanno ricreando la serie TV. Ma quanto starà a rosicare Ryuga che se perde tutto questo? Eppure Sayu, tu forse sei bravo. Sei sincero. Sincero, mica sempre. E o vedi che sei sincero? Porc! Adesso. Porc! E quindi? Silenzi. Oh, ma quante pause, quanti silenzi! Siamo qui per parlare del tempo! Non mi sembra ci sia molto da parlare! Alla fine, hai vinto te. Non so di cosa parli. Niente. Sto a cazzeggiare. Cazzeggi sempre, sì. Visto come finisce la puntata, concedimi almeno questo. No. E allora ti chiedo, veramente, dopo 4 anni, pure di più, pure di più, te lo dico, Light. Ma che mo dice che lo ama? Chi pensi di pià per culo? Attenzione, si interrompe la musica, si interrompe la pioggia, si interrompe tutto. Gliel'ha detto, senza filtro. Blu, hai mai detto la verità in vita tua? Ah, smetti. Io lo so che sei te, l'ho sempre saputo. 100%, vaffanculo le percentuali per cento, lo sappiamo tutti in c'ha senso. Non sei più intelligente di me. T'ho sgamato la puntata 3. Ma io devo dare retta allo Stato, la polizia, sta gentaglia, le regole, ste cazzatine. Te fai come te pare, sei uno scammone, te mutate. Tagliapeta. Tutte scuse ho vinto io. Perché io sono... No, almeno oggi risparmio me la flexata in faccia sotto la pioggia. No, io sono... Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, aveva effetto, fortuna, entusiasta, amore, talentuoso, imparico, si resi, elegante, politico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentile, uomo, critico, sognatore, a mille euro, rispettoso, premuroso, ritrazione, meritevole, accogliente, pragmatico, educato, previdente, patrono, ma tu tagli, guarda come taglio, pure questo posso continuare a parlare, quanto cazzo di aggettivi posso mettere. E? No, ma non perfetto. Magari perfezionista. Ma mai detto perfetto. Perché? Tutti mentono. Me compreso. L'importante, bambini, è che con le bugie tu non ferisca gli altri.
bisogna ammazzarli direttamente. E non è che lo sto facendo in questa puntata manipolando i sentimenti di Rem per Misa. Io sono bravo, il più bravo, credimi. Ho capito. Non mi dirà mai quello che pensi. Sei psicopatico, tasci tua. Come? Sto a perdere i sensi, so asintomatico. Tasci tua. E secchiate di cristianità su secchiate di cristianità. L asciuga i piedi di Light. Altra fillerata totale, eh. Che però ha scatenato le teorie di tutti i fan, feticisti e non. Cosa vorrà dire? Un'altra citazione a Gesù? Sicuramente. Perché sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ma quindi L ama Light? No! È la rappresentazione di Gesù quando lavi i piedi a Giuda, colui che lo tradisce. Non siete puri. Può essere. Già di più. L'hanno aggiunto per fa scena. L sta incazzatissimo. Qui se va subito alla scena dopo. Che vabbè. Comunque è un filler carino. Non mi ha mai disturbato più di tanto. Tranne le inquadrature dei piedi. Per me i piedi sono le estremità del demonio. Dovremmo essere fatti tutti a punta. Sai che bello. E il fatto che gli faccia un massaggino forse snatura un po' L, ma... Senti la musica. Guarda le scene. Grilli, silenzi. Croce ovunque, architetti, filo vaticani. Va bene così. Che brutto. Cosa? C'hai Gaelli. Dai. Che se stiamo per salutare. Chiamalo L. Distrutto tutto il romanticismo. Perché ci sono delle novità. Finito i filler indottrinanti? Sì. E allora continuiamo con la trama vera. Dove L sta incazzatissimo e vuole provare il quaderno. E la regola è 13 giorni. E sti cazzi. O meglio, uccideremo un condannato a morte facendo scrivere il nome a un altro condannato a morte, la cui sentenza è programmata per 13 giorni dopo. Così stiamo a posto. Se la regola è vera, quello schioppa senza pesare alle casse dello Stato. E se la regola è falsa, la chiave di cioccolato per Misa. Che poi me la magno subito, ne faccio due, tre, tutto un portachiavi. Ma non te vi è in mente che magari il condannato a morte non vuole uccidere gente col quaderno? Ha compreso i suoi errori. Ma che lo mandi nel mu? A fare gli spot della Mielka? Non ci hai pensato? No. Ma tutta la scena gesucristica di prima, dove sembravi tanto bra. Così imparate a mettere i filler. Ho dato retta per troppo tempo. Fatemi fa 5 minuti che forse riesco pure a sfangare. Siamo vicinissimi alla cattura del vero Kira. Se proviamo che questa regola un po' troppo comoda è una cazzata. Eccellente. Anzi, sai che c'è? Legate Light. Buio. E no cazzo. A questo punto Rem non può fare altro che proteggere Misa. Tutto è andato in vacca nel mu come aveva previsto. E quindi uccide Watari. No! IG con le ultime forze che gli restano spinge il pulsantone 2.0. Il cancelle a cronologia. Che ce nascondevi, Wata? Tutti i progressi delle investigazioni per non farli finire in mani cattive. Questo fa il pulsantone. E non solo. Ma non famo in tempo a piagne sta grandissima perdita della pasticceria mondiale, che anche la 12esima lettera dell'alfabeto cade per la giustizia. How could this happen to me? Ma prima di raggiungere il pavimento, la maioelliga, Light lo placca. Quanto è bravo mio figlio! E campane! Croci! Vetrate belle! Visioni di multiversi dove lui è un ninja di colore! Mentre Rem diventa polvere! Sta succedendo veramente! Sì, gli ultimi momenti di L. Muore prima di Matsuda! Che onta! La puntata dopo, quella dove Light riacquisisce il libricino e la memoria. Popo tatta! La gente pensa passi più tempo, e invece... E con lui soprattutto muoiono i giochini di parole con la L! Devo spararli tutti ora o mai più! Non è morto, fa finta! È un miellantatore! Adesso si alza, se fa un giro col monopattino elettrico! Quante cose abbiamo fatto insieme! Quante baracchelle! Non posso appoggiare per terra? So più di 20 puntate che non te cambi sta maglietta! Te puzzano la scelle! È vero che sei il nuovo sponsor della FUQL! Dai, far serio, finimo sta tarantella!
Basta! Ma io mi chiedo, ora che stiamo salutando Elle Lowliet. Così si chiama. Sì, si chiamava Elle. L'abbiamo sempre saputo. Lowliet, no. Ma comunque, da quello che vedo, il primo nome è Elle. Ci ha trollato tutti. Come ti chiami? Elle. Nessuno lo sa. Elle, come quella di Kill Bill. No, no, ci sta più per culo. Ce l'ha sempre detto. Ma a parte questo, Light, non tempo avvenuta la sindrome de Griffiths? Veramente non siete diventati un po' amici dopo tutto sto tempo? Magari mo c'è il plot twist, c'è rimasto male? Gli dispiace? Un pochettino. Niente. Light ride. Ride a crepapelle. Senza nappi. Però, secondo me, proprio qui dimostra rispetto verso Elle. Perché vuole gongolare, sì, ma si mostra per quello che è. La domanda che gli ha fatto sotto la pioggia. Con questa faccia gli fa capire che aveva ragione. Nel momento finale gli fa capire che sì, t'ho sempre preso per culo. Sì, lo so che lo sapevi. Sì, non sei riuscito a incastrarmi. Stacce. You lose. Non so diventare di amici. Magari anche questo è un tipo d'amicizia tutto loro? Magari sono amici in un universo parallelo? Ma in questo, no, in questo, l'orologio di Elle si è fermato. Tutto Elle viene eliminato nella puntata 25. E le cose viste a inizio puntata, che rivede adesso, erano una profezia. Così proprio tutto quello che ho trattato ha a che fare con una profezia. Tutto. Che personaggio? Perché sono i personaggi che muoiono, che rimangono nel cuore della gente. Sì, allora pure Gucci è rimasto nel cuore della gente. Ma quello fa morire, tu ti immoli, ti moelli, porca puttana, ho vinto io. Dovevi morire, guarda come ho un modo per scriverci, guardalo bene. Perché io sono ineluttabile. E io sono... Chiudi gli occhi, piccolo angelo. Puoi riposare. Buonanotte, dolce. Se non lui dolce, chi altro? Principe. Il numero de Sparlot sto giro toccherà ristampallo. A cura di Indro Montanelle. E ora si va in scena. Allora. È morto Elle! È morta Elle! Sei rotto Elle! E rotelle! Mazzuta, che cazzo dici? Mo tocca a noi! Siamo morti! Sento le eclisse, i vibes! Ah! Niente panico! Ti contraddici! L'importante è che muoia dopo Mazzuta. Bravi, cagatevi sotto per la vostra misera esistenza, pupazzi! Così Light può defilarsi senza destare sospetti. Per recuperare il quaderno di Rem. Non morirà più nessuno, infatti. Perché è diventata polverina fuffettina e lettiera per gatti. Ed è il terzo personaggio che ci lascia. Tutti personaggi secondari e primari che abbiamo imparato ad amare. Pare un finale di stagione, se rifà il caste. Ma soprattutto, Misa Shinigami de Shinigami Confirmed. Double kill per lei. E dando a Light il possesso di un secondo / terzo, compreso quello della polizia. Libricino. Poco prima che arrivano pure gli altri, mannacci. Ma io vi giuro davanti a me. A chi? A Dio che lo vendicher. Ma che me sforzo a fa'? Voi siete dei rincoglioniti. Pulite sta zozzeria. Io vado. Ciao. Ma non ti chiedi perché lo Shinigami si è imploso? Ma non ti chiedi perché quelli inutili come te sopravvivono sempre? C'ha ragione, mo la sindrome del sopravvissuto. Light si fomenta da solo. Perché finalmente tutti i suoi nemici sono sconfitti. Crede lui. E anche se i fan sono tutti in presa male perché hanno ucciso il loro personaggino preferito. Scus! È proprio adesso che parte il piano per il perfezionamento del babbano. Con a capo il dio di un nuovo mondo. Light continua a stare molto bene. Fine! Domani 28 febbraio è il compleanno del nostro signore Kira. Lui ammazza i cattivi, noi facciamo i bemini. Quindi alleniamoci. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Light Yagami. E sarai per sempre il Kami.